vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. E se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ci invita il Signore a volgere lo sguardo verso il Santo Paradiso, verso la Gerusalemme del cielo, dove né ladri, né intemperie, né tarlo, né nulla può toglierci il premio promesso ai servitori fedeli. Il Signore ci invita infatti a comprendere che
nell'attesa di ricevere da lui il premio, la ricompensa che egli saprà elargire ai suoi servitori fedeli, dobbiamo continuare a comportarci sempre secondo quelle che sono le indicazioni che traggono proprio dall'essere fedeli alle promesse che Dio realizzerà, compirà nella nostra vita. Teniamoci pronti allora. Tenersi pronti significa attendere il Signore che da un istante all'altro può bussare alla porta del nostro cuore, alla nostra vita, e lì noi dobbiamo essere pronti ad aprire, noi dobbiamo essere pronti a rispondere di ogni azione, e tutto questo ci deve vedere realmente aperti al dono grande della fede, quella fede che ci veniva ricordato dal beato apostolo, dall'autore della lettera agli Ebrei, quella fede che vide Abramo realizzare le promesse che Dio gli aveva preannunciato. Quella fede che, ecco, ci dà il possesso delle realtà eterne. Quella fede che in Cristo Gesù, ecco, trova il pieno compimento. Quel Gesù che passerà come padrone, come Signore, a servire noi. Di solito sono i servi che devono attendere ai comandi del padrone. Invece ci viene detto da Gesù stesso che il padrone stesso si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà lui a servirli. Perché non è un padrone come i padroni della terra. Il nostro Dio non è come lo pensiamo noi, ma è un Dio ricco di amore, di misericordia, di bontà, di tenerezza. E noi dobbiamo essere di quelli che sanno attendere, aspettarsi da Dio, ecco, che quella tenerezza si realizzi nella nostra vita. Il beato apostolo Pietro è sempre, potremmo dire, sfrontato San Pietro, dice: Signore, ma questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Perché Gesù stava parlando ai discepoli. Ma tu, o Signore, questa cosa la stai dicendo a noi, che siamo di quelli che magari veniamo in chiesa, oppure questa cosa è valida anche per quelli che non vengono in chiesa? Ecco, questa domanda dovremmo farci. E il Signore Gesù non dice né sì né no, ma attraverso una parabola sottolinea che questo è valido per tutti. Il servizio è già un premio, ma un servizio fatto con amorevolezza, non con prepotenza. A volte ci sono persone che dicono di servire la comunità, la collettività, e tante volte invece si servono dei loro ruoli, del potere che logora, sia chi ce l'ha sia chi non ce l'ha poi alla fine. Ma il potere chi logora? Sia chi ce l'ha sia chi non ce l'ha, tutti vengono logorati, mentre le dinamiche di servizio sono ben altra cosa. Ecco perché Gesù dice: fate parte, condividete le vostre risorse. Alla fine il Signore a questo ci chiama, alla condivisione, e solo quando noi siamo capaci di condividere allora riceveremo veramente la ricompensa già nel tempo. Saremo felici già ora. Ci sono alcune persone che magari accumulano, tesaurizzano e poi dice: no, poi ti darò. Come vida Luca Pizzo ce l'ha solo Ferrizzo, dicevano antichi, no? Ecco, alla fine ci ti lascio il gruzzoletto, l'eredità, perché mi vedo rispettato. Piuttosto che dopo. Noi siamo sempre quelli del dopo, noi dobbiamo essere dell'oggi, del presente. Quelli sono i veri credenti, quelli che
si fidano di Dio, non quelli che dicono, vabbè, conserviamo per domani. È giusto, per carità, non bisogna vivere come se non vi fosse un domani, però nello stesso tempo è giusto essere parsimoniosi, avere anche una visione a lunga scadenza, ma dobbiamo essere anche di quelli che sanno vivere la giornata, di quelli che sanno cogliere, cioè il momento presente, per vivere l'amore, l'opportunità di grazia, di quelli che sanno veramente far tesoro delle risorse che hanno condividendole con gli altri. Questa parabola è per noi o è per tutti? Rispondo con un altro adagio siciliano: cu non sente in prima voce lo scorso non ci piace. Tante volte pensiamo che siano gli altri a dover fare le cose, mentre invece il Signore le sta dicendo proprio a noi. Non è per gli altri. Tante volte noi pensiamo che il Vangelo sia per gli altri, che una parola dove Dio invita a conversione sia per gli altri. Preghiamo per la conversione dei peccatori, gli altri peccatori, noi siamo già esami. Noi invece dobbiamo essere di quelli che sanno che la parola prima di tutto ferisce noi, deve ferire il nostro cuore, e poi sarà una parola amplificata dalla nostra testimonianza che renderà credibile quella parola e la renderà soprattutto efficace, perché la parola di Dio è viva ed è efficace. È la parola di Dio che è viva quando esce dalla bocca di Dio, ma che diviene efficace quando noi la proclamiamo, ma soprattutto quando noi la viviamo e la testimoniamo. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi per professione di fede. Credo in un solo Dio. Amen.